Bentrovati amici agricoltori a Battina Green Forma, puntata molto importante oggi perché mancano 3 giorni all'EIMA, un evento davvero importante, Presidente Battini, e la sua azienda sarà presente al 100%. Noi come Battini Agri siamo ospiti di Kernaland Group Italia, siamo ospiti di Kernaland Group perché ovviamente in un'edizione così importante dell'EIMA Kernaland mostra i muscoli, quindi abbiamo veramente un folto pubblico anche di nostri product manager e di nostri dirigenti, quindi sarà veramente un'edizione molto molto particolare per noi, anche perché abbiamo fatto un qualcosa di veramente molto particolare anche durante diciamo l'organizzazione di questo evento. Uno stand gigante poi. Sì, è sicuramente quasi il doppio di quello della scorsa edizione, siamo attorno ai oltre 1000 metri quadri, ma la cosa importante è che abbiamo anche creato un qualcosa di nuovo, abbiamo creato una struttura a cubo centrale dove potremo ricevere i nostri amici agricoltori divisa in varie aree, quindi è una cosa molto molto bella. E quello che non mancherà comunque sarà tanta novità. Tantissime novità perché abbiamo oltre 40 macchine esposte, di cui 18 sono novità italiane o mondiali. Quindi per questo dicevo prima che era un'edizione veramente diversa da tutte le altre. Siamo in un momento cruciale della meccanizzazione agricola ed è esattamente il momento in cui noi vogliamo dare il colpo, come si dice, di grazia e intervenire proprio a piedi pari, come si suol dire in termini calcistici, su tutto quello che stiamo e che abbiamo in portafoglio. Non si può mancare quindi? Direi proprio di no. E novità di quest'anno, oltre appunto a questo stand alle tante attrezzature, sarà un Kernaland Studios. Sì, con Kernaland Group Italia ed Eleonora Benassi, che è amministratore delegato appunto di Kernaland, abbiamo deciso di fare un qualcosa di innovativo. Poi anche Roberto darà un parere perché ha vissuto tante edizioni dell'EIMA e tante situazioni più o meno analoghe, ma forse nessuno mai aveva avuto un'idea di rappresentare non solo i propri prodotti all'EIMA, ma di dare un po' voce agli agricoltori e voce ad esperti e voce a personaggi che diciamo normalmente all'EIMA non hanno possibilità di parlare. Quindi credo che sia veramente una grandissima novità. Quindi Roberto, questo Kernaland Studios sarà un vero e proprio talk show? Sì, diciamo sono 3 giorni nei quali cerchiamo di individuare dei momenti nei quali parliamo appunto, come ha detto Sandro, sia con gli esperti che con le altre aziende e anche con gli agricoltori. E la cosa interessante è che saremo diciamo ben visibili da tutti, quindi non siamo all'interno di una struttura chiusa, perché sappiamo che l'EIMA è una fiera di movimento, quindi dobbiamo intercettare diciamo le persone e interessarle anche per pochi minuti o per 10 o per 15 minuti, ma comunque non fare il classico convegno, incontro chiuso. Quindi questo è il primo elemento. Siamo quindi visibilissimi su una pedana che Kernaland ha creato in maniera proprio specifica e particolare e quindi diciamo avremo sia dei momenti in cui parliamo delle ultime novità della PAC, perché sappiamo che sono uscite diciamo le nuove regolamentazioni italiane, quindi avremo Angelo Frascarelli che farà, voi sapete, il grande esperto di PAC, darà gli ultimi aggiornamenti, e tutto questo con gli agricoltori intorno a noi. E quindi questo è molto importante perché possono interagire con l'esperto quando vogliono. Poi avremo invece Michele Pisante che si occuperà in particolare di tutto quello che succederà con la PAC al sud, quindi sappiamo gli aiuti diretti al frumento duro, l'introduzione delle oleoproteaginose per interrompere la monocoltura di frumento e anche diciamo dei discorsi importanti sui PSR. E il terzo giorno avremo Marco Acutis, che sappiamo che è l'esperto che per più anni ha provato in tutta la pianura padana il sodo e la minima lavorazione nei confronti della aratura, e quindi ci darà anche degli elementi dal punto di vista dei costi, dei ritorni, dei ricavi che si possono avere applicando queste tecniche in confronto alla aratura tradizionale. Quindi credo che questo sia importante. Dopodiché avremo anche altre novità.
Quindi, oltre agli esperti fondamentali, ci saranno anche agricoltori che hanno già testato parecchie macchine che comunque si allineano con la PAC, e ci saranno comunque anche delle aziende. Sì, questa diciamo è un'altra novità, come diceva Sandro. Noi abbiamo pensato che è importante cominciare a parlare di agricoltura all'interno di un progetto che io chiamo un progetto globale, un progetto agronomico integrato, dove le macchine sono certamente al centro del sistema, ma insieme alle macchine dobbiamo far interagire che cosa? Sementi, agrofarmaci, concimi, tecniche di irrigazione, perché l'agricoltore deve cominciare a ragionare in termini di progetto globale. Quindi, visto che a Lehman non hanno possibilità di parlare, ad esempio, le grandi aziende degli agrofarmaci e dei concimi, ecco, abbiamo pensato di invitare quindi nomi importanti come Bayer, come Basf, come Syngenta, come Agrium, e ognuno di loro però non parlerà di un prodotto, quindi non parlerà dei cataloghi, ma cercheremo di dare all'agricoltore un'idea di come anche queste aziende lavorano su dei progetti specifici, progetti di filiera, progetti tecnici proprio per migliorare la produttività delle colture, ma tutto integrato con la meccanizzazione, quindi con l'innovazione tecnologica che Kvenelan presenta. Quindi per la prima volta cerchiamo di mettere insieme questi grandi attori dell'agricoltura moderna. Quindi è un'opportunità che vogliamo dare agli amici agricoltori, in fondo. Sì, credo di sì, perché non avranno quindi solo la possibilità di vedere delle macchine tra l'altro nuove di grandissimo interesse, ma cerchiamo di fargli capire come queste macchine interagiscono con gli altri mezzi tecnici. L'obiettivo è risparmiare, produrre di più, essere inseriti perfettamente in quello che gli chiede la PAC. Quindi gli diamo questa visione d'insieme. Ma torniamo alle macchine, perché abbiamo detto che ci saranno tantissime attrezzature, e quindi vogliamo entrare un po' nello specifico, Presidente Battini? Diventa difficile perché, come ho detto prima, ci sono 40 macchine. Diciamo che daremo molto molto risalto ancora al concetto hand farming di Kvenelan, quindi a tutto quello che concerne semina, diserbo e trattamento ovviamente dei concimi. Quindi su quello c'è un'area dedicata. Però diciamo che poi il focus è sulla semina in genere, quindi avremo per la prima volta in Europa l'Audrill, avremo le regine ormai della semina monogerme, la Optima HD trainata, per la prima volta presentiamo il timone telescopico che non è mai stato presentato, quindi una cosa molto importante per il mercato italiano, e ovviamente presentiamo per la prima volta a livello europeo anche l'Optima V8 che abbiamo testato in versione 6 file e venduto in versione 6 file, ma finalmente abbiamo anche la 8. Quindi che sappiamo che ci ha dato una grandissima finestra, possibile finestra di vendita, perché è l'unica macchina che può fare soia o mais contemporaneamente. Quindi credo che diciamo i focus siano, come abbiamo detto, la hand farming e la semina. E poi ci sarà anche il CultiStrip. Il CultiStrip è sicuramente una cosa importante, la lanciamo anche qua per la prima volta in versione 6 file, noi l'abbiamo testato a 4. Quindi insomma ci sono tante tante novità, ripeto, ci vorrebbero due puntate per elencarle tutte, ma ovviamente per ragioni di tempo dobbiamo parlare delle più importanti. Beh, poi comunque invito tutti a seguirci, perché ci saranno delle puntate specifiche sulla novità, quindi... Beh, poi ci trasferiamo probabilmente in loco, e quindi là faremo di tutto e di più, come si suol dire. Roberto, Sandro accennava questa novità dell'Optima Via 8 file, quindi questa macchina che riesce a fare sia mais che soia, e so che la soia è una coltura davvero molto importante, ci sarà anche una piccola parentesi nel nostro talk show. Sì, la soia sarà protagonista sicuramente quest'altro anno con la diversificazione culturale, e quindi aumenterà la superficie, e tra le aziende ospiti ci sarà anche Sipcam, che ha lanciato una nuova associazione che si chiama Soia Italia, proprio per cercare di far sì che si riesca a fare ancora meglio la soia di quello che stiamo facendo fino ad oggi, perché l'abbiamo un po' dimenticata in questi ultimi 10 anni. Ringrazio quindi Roberto Bartolini e Sandro Battini per essere stati qua con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Però prima di ringraziare del tutto vorrei ricordare che Lehman è molto grande, noi abbiamo uno stand grandissimo, ma ricordiamo ai nostri amici agricoltori di venirci a trovare numerosi al padiglione 29. Poi siamo riconoscibilissimi perché lo stand è immenso.
Padiglione 29. Le novità stanno lì. Le novità stanno lì. E quindi, amici agricoltori, vi invito appunto fra tre giorni a venire all'EIMA, Padiglione 29, come ricordato il presidente Sandro Battini, quindi fra tre giorni, il 12 di novembre, puntualissimi, perché come accennato Roberto ci sono tantissimi ospiti e soprattutto ci si può confrontare, quindi potete porre domande, insomma, tutti quei dubbi che ce ne sono ancora tanti verranno risolti, speriamo, questo è il nostro obiettivo. E vi ricordo un'altra cosa, perché noi saremo all'EIMA, appunto registreremo tutto, vedremo le novità, tutte queste più di 40 macchine insomma verranno un attimo svelate, e quindi seguiteci sempre la settimana prossima con Battini Agri in Forma.